questa puntata, Cave sia le modifiche per i siti estrattivi da riqualificare. A 30 anni dalla strage di Via dei Georgofili, giustizia, memoria e verità. Libri, Marina Pratici e la sua fotologia dell'ombra. 100 anni del comune di Follonica, un modello di sviluppo. L'Aula ha dato il via libera alla modifica della disciplina dei siti estrattivi in esaurimento da riqualificare, licenziata la settimana scorsa dalle commissioni Ambiente e Territorio e Sviluppo Economico e Rurale. Ci sono tutta la Toscana, tanti siti che sono stati abbandonati e sui quali non è stato fatto ripristino ambientale che seppur previsto per mille cause, fallimenti, recessi da contratti, per mille motivi che non sto qui ad analizzare, sono rimasti lì come sono. Passando per la Tostata ne vediamo moltissimi anche nei nostri territori. Abbiamo introdotto una norma secondo la quale i comuni possono fare richiesta di autorizzare l'estrazione all'interno di questi siti che sono non più attivi per un massimo del 30% rispetto al volume che era stato autorizzato con l'ultima autorizzazione, comunque non superiore ai soldi, diciamo così, che costerà il progetto di ripristino. Banalizzo, se ripristinare una cava costa 5 milioni e il 30% della commercializzazione del materiale estrattivo è 7 milioni, comunque non si potrà concedere la possibilità di estrarre più di quanto l'azienda che chiede questa cosa spende per ripristinare quel sito. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo, naturalmente escludendo i materiali ornamentali, perché in alcune parti del nostro territorio, nel nord della Toscana, per esempio Carrara, diventava un problema se si autorizzava ancora di più questa cosa. Invece è proprio fatto per dire, vabbè, chi c'era prima non ha avuto la possibilità, per qualunque motivo, ripeto, di metterlo, di bonificare questo terreno, di renderlo paesaggisticamente dal punto di vista della sicurezza coerente con quel paesaggio. Diamo a chiunque ne faccia richiesta, i comuni danno a chiunque ne faccia richiesta la possibilità di ripristinarlo, dandogli una compatibilità economica con l'estrazione. No, noi non l'abbiamo approvata, ci siamo astenuti perché non ci abbiamo visto chiaro né dal punto di vista della situazione attuale dei siti estrattivi in Toscana né rispetto all'andamento di questa proposta di legge, che era emersa a novembre in commissione, poi è scomparsa, è riapparsa dopo 6 mesi accompagnata da un paio di emendamenti del PD che hanno eliminato i siti estrattivi di materiali pregiati come marmi ed altri dalla ulteriore possibilità di riqualificazione ambientale che la norma prevede, e inoltre non ci è sinceramente piaciuto il modo attraverso il quale la maggioranza ha fatto muro rispetto a emendamenti dell'opposizione che tendevano a chiarire il contenuto della norma, che peraltro è discutibile in alcuni passaggi. Si tratta di un tema molto complesso per il quale sinceramente avremmo gradito anche la presenza dei tecnici degli uffici della Giunta per sostenere da un punto di vista dei contenuti anche la discussione sugli emendamenti. Ne prendiamo atto, per questo ci siamo astenuti, perché non vogliamo essere responsabili di una norma che non si è capito bene gli effetti che possa avere sul territorio, e dall'altra parte non vogliamo nemmeno danneggiare le aziende che faticosamente magari riescono ancora ad oggi a portare avanti attività estrattive. Per noi è una norma molto positiva che abbiamo votato, un progetto al quale lavoravamo da mesi, un impegno della maggioranza assunto in maniera condivisa, che dà una prospettiva di sviluppo a molte aziende in un momento importante dove c'è da fare tante opere pubbliche e non solo, dove c'è da fare molti interventi, ma nello stesso tempo mette a reddito degli interventi che rischiavano, diciamo, di essere diseconomici, e dà una risposta all'economia, allo sviluppo e soprattutto alle dinamiche imprenditoriali, quindi richiesta dai territori e quindi, diciamo, sostenuta con forza anche dal nostro partito. Rimane un po' anacronistica, diciamo, un punto di vista molto ideologico dei 5 Stelle, che contrari a tutti anche su questo aspetto vorrebbero, diciamo, un immobilismo che la Toscana sicuramente in un contesto sociale, economico come quello attuale ovviamente non può permettersi. L'articolo 31 bis che è stato inserito nella normativa di fatto è un metodo per derogare alle leggi che la Regione Toscana stessa ha fatto. Quindi di permettere di nuovo di fare delle estrazioni arrivando fino al 30% della quota prevista precedentemente nelle cave che già da 5 anni sono state dismesse perché hanno raggiunto il loro obiettivo.
E tutto questo, lo scopo ufficialmente, è per riuscire a trovare il denaro per la rinaturalizzazione e la messa in sicurezza. Denaro che doveva già essere trovato durante la vita della cava stessa, anche perché ha prodotto nel frattempo utili alle aziende, alle ditte che hanno lavorato all'interno di queste cave, e invece adesso, diciamo, con questo escamotage normativo si ritrovano ad essere riattivate. Questo troviamo che sia grave come comportamento da parte della Regione Toscana, perché in pratica sconfessa se stessa e soprattutto sconfessa tutti gli aspetti legati alla tutela dell'ambiente e al cercare di considerare la risorsa lapidea come qualcosa che andrà a esaurimento. Il fatto che si parli di coltivazione dei siti estrattivi, per esempio, secondo me è gravissimo, perché è un inganno lessicale, perché tutti vediamo quelli che sono i risultati dell'attività intensa di estrazione nelle nostre montagne, e crediamo che invece la Regione Toscana debba guardare maggiormente agli aspetti, appunto, ambientali, piuttosto che pensare soltanto agli aspetti economici, che sembrano invece essere l'unico modo in cui le nostre montagne vengono rappresentate. Per il 30° della strage di Via dei Georgofili si è tenuto un incontro al Teatro della Compagnia di Firenze, presente anche Tina Montinaro, presidente dell'associazione Quarto Savona 15. Il consiglio si è raccolto anche intorno alla teca in Piazza della Signoria con i resti della Quarto Savona 15, l'ammasso di ferraglia che è rimasto dalla Fiat Croma, su cui si stava spostando la scorta del giudice Giovanni Falcone nel momento dell'attentato di Capaci il 23 maggio 1992. Ma stamani davvero densa di valori, di emozioni, di quella reazione che noi vogliamo con iniziative come queste, una reazione della società civile, una sensibilità dei giovani, perché sono loro i cultori della legalità, coloro che possono fortificare la nostra società dal senso della lotta costante. In qualche modo vale quella frase di Piero Calamandrei, scritta in un'altra epoca e in un'altra occasione: lode a Sant'Anna, ora e sempre resistenza. E con la criminalità organizzata e la cultura mafiosa fatta di omertà, fatta di corruzione, fatta di rapporti sotto quello che è l'immagine complessiva, ma che portano poi sempre a fatti illeciti, al dispregio della persona, come è accaduto nella strage dei Georgofili, è che dobbiamo essere fortificati e fare molta rete fra le istituzioni e molta sensibilità fra i cittadini. Dei giovani che si impegnano quotidianamente, e noi, insomma, questa loro libertà di scelta chiaramente lo dobbiamo a quegli uomini che nel 92 hanno dato la vita per la loro libertà. Ed è chiaro che in questo modo, cioè, abbiamo vinto noi, perché i nostri giovani, la società è cambiata, e dopo 30 anni siamo qui, insomma, comunque a parlare di quegli uomini, quindi abbiamo vinto noi. Fa un effetto sicuramente positivo, e a me chiaramente mi rincuora tutto questo, perché, insomma, vado nelle scuole da 31 anni e quindi almeno, insomma, vedi questo cambiamento, quindi è chiaro che mi rincuora veramente. Ma c'è un famoso discorso del grandissimo intellettuale italiano che prima ha parlato esplicitamente della mafia, Leonardo Sciascia, che parlava di una linea della palma che risale lo stivale. Purtroppo è la linea della cultura mafiosa, che ricordiamo è la cultura dell'attentato sistematico al bene comune, che è la dimensione fondamentale su cui si gioca la cultura democratica, al contrario invece. Il bene di tutti come espressione del mio bene personale e la ricerca del mio interesse attraverso l'interesse di tutti. Ecco, le mafie sono in profonda collisione su questo concetto, oserei dire anche, guardate, su questa istanza di umanesimo, e questo è uno degli ennesimi motivi per cui bisogna sistematicamente combatterla. Marina Pratici, docente e critico letterario, nella sua opera Fotologia dell'ombra, ci fa rivivere il 1922, un anno mirabilis per la letteratura, un anno che lega le opere e le storie di quattro grandi autori: Pierpaolo Pasolini, Thomas Eliot, James Joyce e Marcel Proust. Fotologia dell'ombra di Marina Pratici è un libro che ci scuote, che ci pone tante domande e che
pubblicato, presentato quest'anno alla fine dei 100 anni, alla fine diciamo dell'anno 2022 che rappresentava il centenario della nascita di Pierpaolo Pasolini, ci pone anche domanda tra le ombre e la luce, tra il buio e la speranza, e penso che noi attraverso iniziative culturali come questo dobbiamo costruire le condizioni perché ci sia più speranza e perché da quella che è la memoria del tempo che è stato e dalla capacità di questi grandi autori di saperci raccontare il loro tempo si possa costruire un futuro migliore. Ma questo libro nasce da un convegno promosso e organizzato dalla società Dante Alighieri nell'occasione del celeberrimo e giustamente pluricelebrato anno pasoliniano, questo 2022 che ha appunto celebrato il centenario della nascita di Pierpaolo Pasolini. Da lì, avendo io una specifica in letteratura anglo-americana, ho trovato tante correlazioni. E devo dire che veramente questo 2022 nel segno dei centenari può qualificarsi una quale anno rivoluzionario. Nasce Pasolini e muore Ledwin Marcel Marcel Proust nel medesimo anno, e come ben noto tante sono state i tentativi di trovare aderenze e adesioni fra i due grandissimi protagonisti della storia della letteratura. Nello stesso anno, quindi 1922, centenario 2022, escono due capolavori estremamente decostruttori e ricostruttori e della storia del romanzo e della storia della poesia. Mi riferisco chiaramente a The Westland di Thomas Stearns Eliot e dall'Ulisse di Joyce. Da lì non potevo non scrivere un saggio su questo centenario illustrissimo che mette in un magico gioco, misterioso gioco di correlazioni unite tutte queste figure. Il titolo difatti si rifà a questa fotologia dell'ombra, un titolo un poco criptico, devo dire volutamente, perché Luzzi suggeriva sempre, l'amatissimo Luzzi, cercate dei titoli di impattanza. Fotologia dell'ombra è a mio parere estremamente impattante, perché per che cosa accomuna tutti questi grandi protagonisti della storia non solo letteraria, culturale e umana? Questa indagine dell'ombra, difatti parto con le odi di Ovidio, no? Pulvis et umbra sumus, che è poi questa indagine anche della polvere cosiddetta da Maurice Blanchot, grande protagonista della critica letteraria, che tutti li accomuna e li unisce. Il 2023 sarà l'anno del centenario di Follonica e l'occasione per riavvolgere il nastro della storia della città, combinare le idee e le proposte. Tanti auguri a Follonica, alle sue cittadine, ai suoi cittadini. Ho voluto che questa presentazione fosse qui per presentare un libro davvero molto bello e un docufilm che racconta questi 100 anni. Io vorrei parlare di modello Follonica per la sua capacità di ripensare la rigenerazione urbana di un territorio. Da quel luogo, un luogo di paure, un luogo di rabbia, di disperazione, perché il lavoro non c'era più, oggi è diventato un luogo di cultura, un luogo di arte, un luogo di apertura, un luogo di speranza. Ho detto prima al sindaco Benini che questo è un lavoro importante che noi continueremo a sostenere, che questo libro e anche il docufilm non servono solo a ricordare 100 anni di storia, non servono a guardare al presente, ma servono a essere monito verso il futuro, un futuro fatto di rigenerazione urbana, di investimenti culturali, con la capacità di guardare i nostri territori come luogo delle opportunità. Sì, noi l'abbiamo inteso non come un'iniziativa, come dire, autocelebrativa, ridondante o retorica, ma come un'occasione per come dire, riflettere, anche problematizzare un po' quella che è stata la nostra vicenda, che è una vicenda particolare, quella di una città tutto sommato giovane, nata nell'Ottocento e nata fisicamente forgiata nella fabbrica. Prima Follonica era la fabbrica, era una città fabbrica, peraltro sono state fuse nelle fonderie di Follonica anche le balaustre di Piazzale Michelangelo, quelle intorno alla Torre di Giotto, come tante altre produzioni artistiche in giro per l'Italia e per l'Europa, e tutto ruotava intorno a quello, la vita quotidiana ma anche gli edifici principali, la chiesa in una città normale sarebbe nella piazza accanto al municipio, guardava l'ingresso della fonderia. Dagli anni 60, chiusa la fabbrica, la fonderia è stata risucchiata, diciamo, nello sviluppo disordinato urbanistico del boom economico, però abbiamo provato a fare uno sforzo intanto di recupero della memoria
far sì poi che quel luogo potesse diventare un'occasione di sviluppo e di futuro, no? Una fonderia è diventata un teatro importante, un'altra fonderia è diventata un museo, e poi ragionare su quelle che sono le comunità, perché c'è sicuramente una pluralità nelle comunità, sono tante in qualche modo le città che compongono la città follonica, perché sicuramente nel DNA della nostra città c'è l'ospitalità, l'apertura, l'accoglienza, diciamo, come una città di frontiera, al confine con un'altra realtà come quella livornese e piombinese, ma soprattutto di fronte al mare, di fronte all'Elba, aperta in qualche modo al vento e ai forestieri.